Lo zio Max, intervista immaginaria al nipote Emanuele di Chantal Balbo di Vinadio, con prefazione di Alessandro Barbero, SV Press Edizioni, è il volume presentato alla Sala Argento dell'Ingotto Fiere con l'intervento dell'autrice, della giornalista Alessandra Comazzi e di Silvia Cavicchioli, storica dell'Università di Torino. Quest'opera descrive la poliedrica personalità di un visionario nel Risorgimento, Massimo D'Azeglio. L'autrice immagina, nella Londra ottocentesca, un giornalista a colloquio con Emanuele D'Azeglio per ripercorrere l'avventurosa esistenza dello zio, artista, letterato, uomo politico, nato seducente, come diceva colui che divenne suo padre spirituale, Alessandro Manzoni. Lo zio Max di Chantal Balbo di Vinadio racconta con un breve saggio la vita di Massimo D'Azeglio attraverso un'intervista al nipote Emanuele. Una vita sorprendente perché Massimo D'Azeglio fu non soltanto un politico, non soltanto un pittore, ma anche un aristocratico che si inventò l'idea balzana di lavorare per vivere. Buona lettura.